Buonasera e benvenuti amici appassionati in questo nuovo appuntamento targato Team Crono Factor Live, il tornante Naxos Pro Racing, campionato organizzato dagli amici di Team Crono Factor Live. Noi ovviamente li supportiamo e li aiutiamo a condividere queste immagini per voi. Stasera parto primo, siamo con le TCR. Saint-Ursanne, ragazzi, evento come sempre e come al solito in salita. Intanto i ragazzi si stanno allineando dietro di me, parto il primo, temponi allucinanti. Intanto saluto Pietro, buonasera Pietro. Buonasera Pietro. Ciao Gianni. Ciao Enzo, ciao Pietro e buonasera a tutti gli spettatori. Sti due dipastri mi sosterranno questa sera nella diretta. Parto primo, vi stavo dicendo, Saint-Ursanne, ho provato pochissimo, tempi da panico, c'è gente che ha fatto 56.1, io al massimo sono riuscito a fare un 59 qualcosina, quindi vediamo di non tirarla. Una mancia soltanto. Siamo, quanti iscritti siamo Gianni? Sembra, se non erro, 65. 65 iscritti, quindi vediamo di non fare danni. Io sto partendo ragazzi, seguitemi, tifatemi, mettete like, condividete e tutto il resto. Sto partendo, dai ragazzi. Ti spostiamo in un'altra stanza. No, no, lasciami qua, lasciami qua. Perfetto, va benissimo. Partito intanto Enzo. Vediamo di non fare danni, eh. Cerca di non fare danni, cerca di arrivare. Si è aperto finalmente questa prima tappa del campionato, visto che c'erano tante richieste di partecipazione, abbiamo pensato benissimo, grazie anche a chi che ci ha dato il nostro caro Renzo Amoroso, ad aprire questo campionato aperto a tutti quelli che erano rimasti fuori. Intanto non ho ancora fatto danni ragazzi, è già una mezza vittoria. Vai così Enzo, facci sognare. Sono altissimo ragazzi, sono altissimo. E la stavo pure tirando. Non va avanti sta macchina stasera ragazzi. Troppo lento ragazzi, sono più alto di 3 secondi dal mio delta ragazzi. Va bene, l'importante è arrivare Enzo, dai. Sì, sì, stasera la tireranno in tanti, eh. Credo che farà molte vittime questa Saint-Ursanne, molto difficile. Sì, sì, è solo una salita. Dai che ci sono, dai che ci sono! Vai! Oh, pensavo peggio, 2.02.54, dai, dai, si può fare, si può fare. Aspettate che mi vado a sistemare su, così mi becco pure gli altri piloti, vai. Pensavo peggio. Adesso chi è che parte Gianni? Un attimo che vado a vedere. Sai che c'è dentro Luca Cominelli. Vediamo se lo becco. Eccolo qua, Luca Cominelli con la Hyundai è già nella parte finale del percorso. Si arriva, ci sono questi tre tornanti ragazzi, se non li si fa bene qui si perde un manicomio di tempo, eh. Vediamo tornanti affrontati di seconda per Luca Cominelli, ultimo tornante. Vediamo quale sarà il suo crono in questa unica mancia di gara ragazzi. Si è provato per una settimana per 2 minuti scarsi di gara, quindi immaginate la tensione che c'hanno sti ragazzi. 2.04.794, il secondo dovrebbe esserci dentro Toni Motta, vediamo se lo becchiamo. Toni Motta, eccolo qua. Tony Motta, ragazzi, a funghi è volato per la campagna, ragazzi. Vedete, questi sono gli errori che si fanno in sta Saint-Ursanne, ragazzi. È durissimo. Purtroppo capita. Vediamo chi parte, chi ci ha allineato, ragazzi. E adesso io magari mi vado a posizionare alla partenza, così perfetto. Intanto è partito Emanuele Santo Nocito. Sì, mettiti alla partenza, Gianni, così magari ci avverti su chi c'è dentro. Tanto tratto molto impegnativo di questa Saint-Ursanne. Dentro al bosco ci sono dei passaggi da panico, curve che si fanno in quinta piena, se il cuore, diciamo, regge come sto a sinistra qua, non sarà semplice, ragazzi, fare le cose che si sono fatte in prova. Qui c'è su sinistra, se si esce sul prato si perde tanto tempo. Comunque Francesca Raniti, sì, arriva al primo dei tre tornanti che chiudono questo percorso. Vediamo quale sarà il suo tempo in questa unica mancia di gara. Sta per arrivare, ultimo tornante. Arriva, vediamo. Emanuele Santonocito, 2:03.355. Sta per partire adesso Ignazio Cannavo. Dentro c'è Francesco Raniti, no? C'è Francesco, becchiamoci Francesco. Eccolo qua, anche lui sta per arrivare nel tratto dei tre tornanti. Molto si è allenato Francesco in questi ultimi giorni, ragazzi. Il server è aperto da più di una settimana, quindi in tanti hanno avuto modo di poter girare parecchio. Vi ripeto, ragazzi, i tempi che si sono fatti in prova non lo so quanti riusciranno a farli, magari solo i più bravi. Qui l'importante... Oh, lungo Francesco, l'ha girata, ha perso un po' di tempo. Vediamo quale sarà il suo tempo. Intanto partito Cannavo. Francesca Raniti, 2:04.135. Andiamo su Ignazio Cannavo. Vediamo se lo becco, eccolo qua, altra Giulietta. Qui siamo alla tratto del bosco. Ragazzi, sta Saint-Ursanne è corta, ma è tosta. È tosta, è difficilissima, ma anche da imparare, perché le linee sono quelle, se le sbagli un attimo l'orologio, ragazzi, continua a girare, si fanno dei tempi alti. Tanto aspettate, vediamo se riesco ad aprirmi la chat, intanto che siamo su Ignazio, così magari vi leggo in chat. Aspettate un attimo che arrivo. Vediamo chi c'è. Anche Marco Nardi. Ok, Marco Nardi lo andiamo a seguire tra un attimo. E allora, buonasera Marco, buonasera Edoardo, buonasera Matteo, buonasera Rocco, buonasera Luca, buonasera a tutti, ragazzi, buonasera a tutti. E allora aspettate un attimo che vi sistemate qua, così vi leggo, perfetto. E allora intanto sta arrivando su Ignazio Cannavo, ultimo tornante per lui. Partito Marco Nardi. Ok, adesso andiamo su Marco, vediamo il tempo di Ignazio. Adesso si sta preparando Nino Prinò. Ignazio Cannavo, 2:09.205. Andiamo su Marco Nardi. Marco Nardi si sta preparando per affrontare il grippone, ragazzi. Si arriva in quinta, si stacca, si toglie una marcia, si butta dentro la macchina e si prega, ragazzi, perché qui si fanno i danni quelli veri. Marco l'ha fatta bene, quindi tutto ok anche per lui. Vediamo come affronta questo sinistra. Ha fatto una bella staccata, dando momentaneamente tempi alti, ragazzi. Lo avevo detto in chat, l'avevo detto in TS. Oggi i tempi che si sono visti in prova sarà molto difficile riuscire a farli, secondo me. Come, Gianni? Partito intanto Nino Pino. Ok, adesso ce lo troviamo. Adesso è pronto alla partenza Emanuele De Marco. Ok, adesso ce lo andiamo a beccare tutti questi. Intanto ricordiamo a chi ci sta seguendo che sarà una live abbastanza lunga stasera, in quanto abbiamo 4 batterie, quindi fino alle 23 sicuro saremo in live. Andremo via ad oltranza, in live ad oltranza. Intanto Marco Nardi in difficoltà sul secondo dei 3 tornanti, vediamo come affronta l'ultimo. Arriva Marco Nardi, 2:05.802. Si prepara Giovanni Massa. Ok. Intanto Nino Emanuele De Marco, perfetto. Adesso li andiamo a seguire tutti questi qua mano a mano. Tanto ringraziamo l'amico Giovanni Aloi che ci ringrazia a sua volta pubblicamente, quindi buonasera a tutti, bentornati, benvenuti. Seguiamo, siamo su, aspetta, siamo su Nino, esatto, vediamo. E intanto in difficoltà su questi tornanti, vediamo. Partito anche Giovanni Massa. Non mi è uscito il tempo di Nino Clino. Ok, vediamo Giovanni Massa. Eccolo qua, anche lui sta per arrivare al grippon. Vediamo se riesco a dartelo io. Intanto si prepara Salvatore Baiamon. Allora, ok. Il tempo di Nino Pino è 2:05.898. Grazie Gianni. Se tu non riesci a vedere qualche tempo, basta che me lo dici e te lo faccio. Ok, perfetto. Intanto siamo su Giovanni Massa, ragazzi, che sta venendo su molto bene, sicuro, non esagera, ma sta venendo su bene. Vediamo quale sarà il suo riscontro cronometrico alla fine di questa salita. Sì, si prepara Giuseppe Nonna. Ok. Ricordiamo che è una singola salita per tutti, quindi una botta secca, ragazzi, one shot, one kill, non si deve sbagliare, non si possono fare errori. Poco più di 2 minuti, o per i più bravi poco meno di 2 minuti, ci stanno dietro questi 2 minuti, ore di prove, di messa a punto sul mezzo, sul setup del veicolo. Si è lavorato tanto. I ragazzi si sono tanto dati da fare. Intanto scusami Enzo, taglia De Marco con 2:28.097. Partita anche il Fratellone. Abbiamo il tempo di Giovanni Massa, 2:05.1. Allora vado su Emanuele De Marco. No, Emanuele De Marco è arrivato. Chi c'è dentro? Salvatore Baiamonte. Eccolo qua. Ecco qua, anche lui sta per arrivare nel tratto finale di questa Saint-Ursanne, nel tratto dei tre tornanti, e vi posso garantire che in gara si guida sulle uova, bisogna fare molta attenzione perché fare danni è troppo semplice. La gara è cortissima. Nel momento in cui fai un errore non c'è modo di poterlo recuperare assolutamente. Intanto abbiamo finito con le partenze, vediamo solo chi è rimasto sul tracciato. Salvatore Baiamonte 2076. È rimasto qualcuno sul tracciato? Sì, qualcuno ancora c'è in giro, credo. Becco Giuseppe Nonna, eccolo qua, ecco qua Giuseppe Nonna che sta arrivando nel primo dei tre tornanti che portano al traguardo di questa Saint-Ursanne. Vediamo, Vincenzo Tarrico mi sa che si è ritirato. Peccato, è un vero peccato ritirarsi dopo una settimana di prove continue. Bisogna fare attenzione perché quando si strafà, come potete vedere in questo momento, si arriva lunghi e si fanno degli errori. Intanto Giuseppe Nonna 205 422, e mi sa che abbiamo finito questa batteria, Gianni. Sì, mi sa di sì. Possiamo fare una mezza scarrellata dei tempi. Sì, allora. C'hai la classifica, Gianni? Me la dai tu? Sì. Mi dai tu i tempi? Sì. Allora abbiamo Enzo Moroso con 2:02.540, Walter Zanella con 2:03.294, Emanuele Santonocito con 2:03.355, Francesco Ramiti con 2:04.145, Luca Cominelli con 2:04.794, Giovanni Massa con 2:05.126, Giuseppe Nonna con 2:05.422, poi abbiamo Nino Crinò con 2:05.898, Salvatore Baiamonte, scusate, 2:07.610, poi Ignazio Cannavo con 2:09.205, Emanuele De Marco con 2:28.097, gli altri tutti ritirati. Perfetto Gianni, noi direi di far uscire ragazzi dal server, far entrare gli altri, quindi Pietro c'hai un intermezzo tra una mancia e l'altra, un qualcosa da passare? Perfetto, dai, allora mandiamo l'intermezzo, ci becchiamo tra 2 minuti con la seconda batteria. Ok ragazzi, non scappate che torniamo subito con la seconda batteria. ci siamo ragazzi, si stanno allineando per la seconda batteria, altri, questi quanti sono? 12-13 mi sa, altri 13 piloti, vediamo come va tutta la storia. Intanto Mathieu è il primo, altra Giulietta per lui. Devo dire che le Giulietta sono state insieme alle Audi le vetture più quotate per questa manifestazione, ovviamente anche tutte le altre, perché si stanno usando praticamente tutte e 7 le vetture a disposizione dei piloti. Intanto stanno arrivando tutti, vediamo quali saranno i tempi di questa seconda batteria. Io l'avevo detto ragazzi che oggi si vince con 2 netto, gliel'avevo detto in chat, ma non è facile, certo. Non sarà semplice. Vediamo, secondo me sotto i 2 minuti scenderanno 3/4 piloti. Vediamo intanto si prepara Mathieu a partire con la Giulietta, intanto che tutti gli altri piloti si stanno allineando. Partito, andiamo a seguircelo, eccolo qua. Intanto affronta il primo tratto, quello del benzinaio ragazzi, qui è a occio alle toccate, comunque non sembra aver fatto danni. Devo dire che la Giulietta sembra molto più sensibile alle toccate rispetto ad altre macchine. Qui basta toccare un attimo. Abbondante. Mattia, vediamo quale sarà il suo tempo. La tirata. Comunque miracolosamente è ancora in gara. La porta su. Occio a non fare danni, mi sa che ha piegato qualcosa però, perché l'andare della Giulietta di Mattia non è non è tanto lineare. Si è girato, peccato. Avrà sicuramente qualche danno. Peccato per Mattia. Vediamo se riesce a portarla su comunque. È già partito da Daniele D'Amore? No, ancora no. Non ancora. Quindi seguiamo la gara di Mathieu, vediamo se riesce a portarla su bene. Partito in questo istante Daniele D'Amore. Partito in questo momento. Dario Di Mauro. Occio, non è la tenuta, ma ragazzi è durissima. Andiamo a seguire Daniele D'Amore, Pietro, vediamo cosa combina lui. Altra Audi, grazie Pietro. Siamo su Daniele D'Amore, altra Audi. Intanto ha staccato avanti, molto avanti, è uscito parecchio piano dal tratto velocissimo. In questo momento si va ad avventurare nel tratto di bosco di questa Saint-Ursanne, tratto molto veloce, parecchio difficile, nel quale non è assolutamente facile riuscire a tenere quella che è la linea ottimale. L'asfalto sembra parecchio viscido in gara, anche se realmente non è così, è semplicemente la pressione che ognuno di noi ha addosso. Si alzano inesorabilmente i tempi in gara, perché soprattutto il coach l'ha tirata Daniele. Vediamo altro errore. Ve l'ho detto, è dura. Intanto il tempo di Mathieu Saboteur 2:28.984. intanto partito Dario Di Mauro. Ok, adesso andiamo a seguire Dario Di Mauro, vediamo se lo becco. Eccolo qua. Perfetto, Hyundai per Dario. Rippon fatto abbastanza bene, adesso si entra nel bosco. forte, 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 staccatona. Ah, l'ha tirata pure Dario. Peccato, peccato. Speriamo che non abbia fatto molti danni. Staccata, sinistra in appoggio. Questa si dovrebbe anticipare un po' per raccordarla con questo destra. Non è assolutamente facile, non è assolutamente facile. Intanto tutta pronta anche per Lorenzo Colombo. Ok, adesso andiamo a seguire pure Lorenzo. Intanto vediamo di dare qualche tempo. È arrivato Daniele D'Amore con 2.12.955. Intanto Dario Di Mauro continua con la sua Hyundai. Partito Lorenzo Colombo. Ok, prepara Antonio Guzmano. Intanto facciamo un saluto agli amici in chat intervenuti in questa live. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Intanto c'è già chi ha corso, c'è chi deve correre ancora. Commentano con molto entusiasmo i ragazzi che stanno prendendo parte a questo campionato. Vi ricordo che le iscrizioni sono aperte ad ogni gara, quindi qualora vorreste iscrivervi potete farlo in qualsiasi momento. Intanto Dario Di Mauro 2.05.409. Partito anche Colombo, Lorenzo Colombo si prepara, Rocco Manariti. Ok, andiamo su Lorenzo Colombo. Siamo su chi siamo, Pietro? Ok, vediamo. Eccolo qua. Peccato, peccato, peccato. Mi è arrivato un po' lungo. Fortunatamente non credo abbia fatto molti danni, quindi la porta su comunque. Questo sinistra ragazzi è da panico, in prova si riesce a fare pieno, ma non ho visto ancora nessuno in gara riuscire a farlo come si deve. Partito Cusmano. Ok, adesso ce lo andiamo a seguire. Intanto abbiamo dato già il tempo di Dario Di Mauro 2.05.409. Esattamente, al momento abbiamo solo due tempi fatti registrare. Vediamo gli altri avversari cosa faranno. Intanto si prepara il Rocco Manariti, concentratissimo alla partenza. Vediamo, vediamo. 1, 2, 3, altri 5, 6 piloti. Ricordo che ci sono altre due batterie da fare. Sì, non vi spostate da qui ragazzi, attendete che subito dopo entrerà l'altra batteria. Intanto è arrivato Lorenzo Colombo 2.08.866. Su chi siamo ragazzi? Daniele Guzmano. Eccolo qua, Antonio Guzmano. Ok, intanto Occio, passo parecchio spedito, mi sa che abbiamo, che alla fine della salita di Antonio avremo un buon tempo, per quello che ho visto io, sino a questo momento. Intanto un attimo lungo qui nel primo dei tre tornanti che portano al traguardo. Intanto abbiamo Rocco Manariti dentro. Grande Rocco, adesso lo andiamo a seguire immediatamente. E si prepara Angelo Iapichino. Iapichino, non so scusate. Lungo un attimo. Arriva, vediamo quale sarà il suo tempo alla fine di questa salita. 2.05.196. Andiamo su Rocco Manariti. Eccolo qua Rocco. Anche lui su una Giulietta. Sta seguendo delle linee, delle ottime linee Rocco. Tanto ci informano che Antonio Cusumano è un ragazzo di Chiaramonte. Un ragazzo di? Chiaramonte. Ah, ok, ok, ok. Intanto ragazzi, Rocco Manariti sta guidando in maniera eccelsa. Intanto Antonello ci informa che è assente ma presente, se non disgraziato lo stesso Antonello. Lo salutiamo, lo salutiamo. Partito Lapitino, Angelo Lapitino. Tanto Rocco sta per arrivare su. Si prepara tornando. Ok. Ultimi tre piloti di questa batteria e poi passeremo alla terza batteria. Tanto Rocco Manariti 204-944. Sì, eccolo qua Angelo. Altra Giulietta. Tratto del bosco molto impegnativo. Intanto Rocco questo resto si è piazzato discretamente con 204. Sì, sì, l'ha fatto bene, è guidato bene, pulito, tranquillo. Purtroppo l'ho tirata, scrive Daniele D'Amore. Vabbè ragazzi, capita, capita, capita. Ragazzi, la gara purtroppo essendo un corpo secco non è semplice, sembra ma non lo è. La tiriamo noi che facciamo tre prove, pensa un po' tu. L'unica consolazione che rimane ragazzi è che una volta finito questo campionato, quando andranno ad affrontare il prossimo CVM che i ragazzi di Team Crono Factor Live stanno già preparando con prima tappa a settembre 2020, saranno parecchio agevolati perché qui facciamo una singola mancia, lì se ne faranno tre. Intanto Gio Puntorieri dentro, adesso lo becchiamo pure lui e si prepara Tiziano Ghiarato. Insomma stasera sto facendo delle gare con i cognomi. Vai tranquillo, vai tranquillo, ci perdoneranno gli amici. Intanto è arrivato Angelo Epichino 210-232. Andiamo su Gio Puntorieri eccolo qua Gio. Mi raccomando ragazzi, non scappate che dalla terza batteria in poi sarà molta guerrita. Partite intanto Ghiarato. Tanto mette la sesta Gio in questo tratto parecchio veloce, staccata molto impegnativa. Qui l'importante è non uscire assolutamente di strada perché mettendo le ruote sull'erba si rallenta paurosamente. Secondo dei ritornanti che portano al traguardo per Gio Puntorieri, vediamo quale sarà il suo tempo di riferimento in questa unica mancia di gara. Intanto pronto anche Miki Anello, da qualche secondo credo che dovrà essere. Dopo Gio chi c'è in gara ragazzi? Solo Miki Anello. Perfetto, arrivato Gio Puntorieri 203-592. Ok, andiamo su Tiziano, vediamo se lo trovo. Sai che non lo vedo in GS. 203-592 per Gio Puntorieri, partito anche Miki Anello. Ok. Allora, Tiziano sì, è ancora in pista agli ultimi tornanti si trova. Ok ragazzi, io vado su Miki Anello perché Tiziano non lo vedo in GS. Datemi anche quale sarà il suo tempo perché ovviamente non lo vedo. Tanto bravo Rocco Manariti che è in chat, grande gara. Allora abbiamo il tempo di Tiziano Viarado 2:03.608. Perfetto, ok, io sono su Miki Anello, esatto. Sì, ultimo competente ad essere partito di questa seconda parte. Tanto Miki Anello su Peugeot 308 TCR, vettura con un sound molto particolare. Esce da questo sinistra parecchio impegnativo, si arriva in questi tornanti un attimo lungo nel primo. Uscito indenne dal secondo, ultimo tornante e poi l'arrivo. Ecco Miki Anello che si sta arrivando al traguardo. 2:10.912 per Miki Anello, ragazzi. Quest'altra batteria finita, io direi di andare in pausa per qualche minuto, il tempo di far allenare tutti gli altri ragazzi che partiranno nella terza batteria, quindi ci becchiamo tra un attimo e a dopo. A tra poco, non scappate. Allora, bentornati amici appassionati in questa terza batteria del primo appuntamento del mini campionato organizzato dagli amici di Team Crono Factor Live e supportato da iltornante.it e Naxos Pro Racing. Siamo, come già detto, nella terza batteria. Primo pilota a partire Giovanni Aloi, batteria bella tosta. Ci sono un paio di piloti che sicuramente faranno registrare dei tempi molto molto interessanti. Non ci resta che stare a guardare e vedere quali saranno i tempi di riferimento di questi piloti. Intanto Giovanni Aloi pronto a partire. Vediamo questo fantastico panorama che il buon Pietro Vizzari, che alla regia ci sta mostrando in queste fasi antegara. Saint-Ursanne molto 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 spettacolare. Intanto Giovanni si prepara a partire, è partito in questo momento, seguiamolo nel tratto iniziale di questo percorso. Tratto del rifornimento, ragazzi, qui c'è una cunetta molto importante, si salta, affrontata molto 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 bene da Giovanni Aloi. Molto deciso in queste prime fasi di gara. Intanto si prepara Federico De Carli. Perfetto, ha affrontato il grippon parecchio bene. Questo destra molto impegnativo, staccata molto importante per questo sinistra parecchio veloce, la sta girando bene, la sta portando su con decisione, sta andando veramente veramente molto bene. Intanto avremo la prossima batteria, credo, strapiena. Vediamo. C'è posto, quindi va bene così. Intanto sta venendo su molto bene Giovanni Aloi, sta per arrivare nel tratto finale di questo percorso molto 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 corto. Si arriva su in 2 minuti scarsi o 2 minuti abbondanti in base a come si affrontano questi ultimi tornanti. Secondo dei 3 tornanti che portano all'arrivo, ultimo tornante, e poi taglierà il traguardo Giovanni Aloi. Avremo il suo riscontro cronometrico che sembra parecchio interessante, lungo in questo tornante. Intanto è partito Federico De Carli. Ok, dopo Giovanni Aloi chi seguiamo, Gianni? Federico De Carli. Intanto Giovanni Aloi 2:01.099 si porta in testa alla classifica fino a questo momento. Vediamo Federico De Carli, vediamo se lo trovo. Intanto Giovanni è ritornato al box, vediamo se trovo Federico De Carli, eccolo qua, anche lui su Audi. Elvio Guzza pronto alla partenza, sta scaldando un attimino le gomme. Oh, erroraccio per Federico De Carli che taglia troppo il sinistra veloce, la tirata sicuramente avrà fatto dei danni, sta comunque riuscendo a portarla su comunque. Altra botta purtroppo per Federico, che sicuramente avrà riportato dei danni in quella prima toccata. Auto che non riesce più a girare le curve. Dopo Federico chi c'è, Gianni, dentro? Elvio Guzza. Andiamo su Elvio Guzza, che quasi sicuramente sarà uno dei protagonisti di questa prima gara. Ecco Elvio appena affrontato il grippon. E anche prepara Claudio Calabrese. Ok, grazie Gianni, anche lui stavo dicendo su Audi. Abbiamo Federico De Carli con 2:03.515. Nonostante tutti quegli errori, ragazzi, Federico De Carli ha fatto 2:03.515. Peccato, peccato veramente per lui, perché avrebbe fatto veramente un bel tempo. Intanto Elvio la sta portando su in maniera eccelsa, traiettorie perfette. Intanto partito Claudio Calabrese. Toccatina, altra toccata per Elvio, peccato, peccato. Avrà piegato qualcosa anche lui, maledizione, peccato, perché sarebbe stato uno dei protagonisti di questa gara. Vediamo se riesce a tirarla su, comunque ci prova uguale. Intanto durante le libere ha fatto segnare tempi interessanti. Aveva fatto 56 in prova, aveva fatto 56,6, 56,5, non mi ricordo bene. Veramente, veramente peccato per Elvio. L'ha tirata male, avrà fatto dei danni. Gira l'ultimo tornante con molta difficoltà. Vediamo quale sarà il suo riscontro economico di questa prima e unica mancia di gara. Elvio Guzza addirittura 1,59,766 nonostante tutti questi errori, ragazzi. Questo sta a significare che aveva nel taschino veramente un bel tempo. Peccato, peccato, peccato per lui. Intanto ci piazza in prima piazza assoluta. Esatto. Chi c'è Gianni dentro in questo momento? Allora dentro Claudio Calabrese, partito in questo istante Luca Bertozzi, se non erro. Ok, siamo con Claudio. Sì, esatto, è stato il primo. Nonostante quell'errore, veramente peccato, perché stava guidando veramente bene. Intanto si prepara Francesco Romeo alla partenza con la sua Giulietta. Poi subito dopo avremo Carmelo Guglielmino. Intanto è arrivato Claudio Calabrese 2:01,834. Luca Bertozzi, eccolo qua, grazie Pietro. Volkswagen Golf, macchina molto nervosa in questo tratto del percorso. Giovanni Aloi anche un ottimo tempo, 2:01 netto quasi. Sì, ho visto. Stanno iniziando ad abbassarsi i tempi. Intanto largo Luca, peccato, è arrivato parecchio scomposto nella staccata che immette nel sinistro, nel quale ha perso purtroppo un po' di tempo. Arriva nel primo dei tre tornanti, un attimo largo, vediamo come riuscirà a portarla su. Partito intanto Francesco Romeo, si prepara Carmelo Guglielmino. Ok. Intanto lungo Luca Bertozzi sta perdendo tantissimo tempo. Mi vado a sistemare su Francesco Romeo, eccolo qua, vediamo il tempo di Luca Bertozzi 2:05,156. Sì, lo sto seguendo, me lo stavo godendo. È arrivato questa S un attimo fuori da quella che è la linea ideale per affrontare questo tratto del percorso. Intanto si lancia in uno dei punti più veloci. Partito Carmelo Guglielmino. Ok, si prepara Mirko Paletta. Perfetto, vediamo l'ultimo tratto di Francesco Romeo. Francesco Romeo si lancia in quello che è l'ultimo tratto del percorso, staccatona per affrontare l'ultimo tornante un attimo lungo. Non è semplice, non è assolutamente semplice. Vediamo il tempo: 2:03.634 per Francesco Romeo. Partito con paletta. Grazie come sempre Pietro. Vediamo Carmelo Guglielmino. Il tratto veloce di questo percorso c'è sua sinistra infame, che se non la fai bene e arrivi in questa staccata parecchio sconnesso, parecchio scomposto, scusatemi, si rischia di arrivare larghi, non nel caso Intanto l'ha fatto bene sto primo tornante, vediamo. Intanto si prepara Edoardo Zenotti. Ok. Ultimo tornante. Stacca bene. Finalmente in questo turno adesso vediamo macchine diverse, non tutti con il biglietto. Intanto Carmelo Guglielmino 2:04.019. Andiamoci a cercare Mirko Paletta, eccolo qua, su Audi, parecchio aggressivo nell'ultimo tratto del percorso. Partito Zenobbi e si prepara Ivan Riggio. Anche Ivan Riggio ha registrato tempi interessanti. Sì, vediamo. Sono curioso di vedere questi ultimi piloti in queste ultime batterie. Vediamo Mirko Paletta che gira il secondo degli ultimi tre tornanti. Ultima staccata per lui. L'ha fatto in sicurezza, vediamo. Mirko Paletta 2:03.727. Andiamo su Ivan Riggio? No, Zenotti. Ivan Riggio deve ancora partire, fermo qui alla partenza. Non appena parte. Ok, siamo su Edoardo Zenotti. Oh, sta andando su bene Edoardo, eh. Partito in questo istante. Ok. Si prepara anche Alessio Berti, l'ultimo concorrente di questa batteria. Intanto Edoardo arriva nel tratto finale dei tornanti con la sua Hyundai, sembra girarli abbastanza bene. Ultima staccata, ultimo tornante per Edoardo Zenobi. Vediamo quale sarà il suo riscontro cronometrico. (2:01.467), ottimo tempo. Intanto ragazzi non fermatevi troppo vicino al traguardo perché si rischia di fare danni. Siamo su Ivan Riggio adesso se non mi sbaglio ragazzi. Taglia un attimo troppo questo sinistra, scompone un attimo la sua Hyundai, staccatona per questo primo tornante, un attimo lungo, bloccaggio dell'anteriore destra. Partito intanto Bert. Ok, grazie Gianni. Ultimo tornante per Ivan Riggio, ultima staccata e poi dritto fino al traguardo, staccatona, svivola parecchio la curva. Vediamo quale sarà il suo crono, 2:02.523 per Ivan Riggio. Su chi siamo ragazzi? Alessio, eccolo qua. Honda Civic per Alessio Berta. Tanto sta andando su abbastanza fluida e pulita. Sì, mi sa che la sta portando su parecchio bene. Occhio non tagliare troppo su sinistra. L'ha arrischiata lì. Tantissimo. Quello è un sinistro veloce che vuole essere anticipato, ma deve stare attento a non anticiparlo troppo. Sì, perché si rischia di fare danni, addirittura in prova si riesce a farlo pieno, in gara ovviamente è tutta un'altra storia. Guarda, certo, in prova sai che premi mi esco e mi parto un'altra volta, invece in gara è finita. Ultima staccata per Alessio Berta, si appresta a tagliare il traguardo. Vediamo quale sarà il suo riscontro cronometrico in questa unica mancia. 2:05.353. Su chi siamo, ragazzi? Niente, abbiamo finito questa batteria. Perfetto, ci facciamo un riepilogo sui tempi di questa batteria. Riesci, Gianni? Sì, allora abbiamo Elvio Guzza con 1:59.766, Giovanni Aloi con 2:01.099, Edoardo Zenobi con 2:01.467, Claudio Calabrese con 2:01.834, Ivan Riggio con 2:02.523, Federico De Carli con 2:03.515, Francesco Romeo con 2:03.634, Mirko Paletta con 2:03.727, Carmelo Guglielmino 2:04.019, Luca Bertozzi con 2:05.156 e per ultimo Alessio Berti con 2:05.353. Perfetto, grazie Gianni. Ovviamente questi sono i tempi di questa batteria, andranno a sommarsi ai tempi fatti registrare nelle altre batterie. A gara finita ovviamente, ragazzi, si appresteranno a compilare quella che sarà la classifica assoluta di questo primo appuntamento. Vi ricordo che potete trovarla sulla pagina Team Crono Factor Live. Vi ricordo di andare su Facebook e andare a cercarla, lasciate un like, attivate le notifiche, così nel momento in cui i ragazzi andranno a pubblicare qualche aggiornamento sarete immediatamente aggiornati su tutte le situazioni che organizzano Siracacacci qua. Intanto pregherei l'amico Pietro che sta alla regia di mandare la pausa. Vi diamo appuntamento tra qualche minuto per la quarta e ultima batteria di questo primo appuntamento del mini campionato organizzato dagli amici di Team Crono Factor Live. A dopo, ragazzi. Ci risiamo, quarta e ultima batteria per questo fantastico primo appuntamento di questo minicampionato organizzato dai ragazzi di Team Crono Factor Live. I ragazzi si stanno allineando, il primo a partire, se non mi sbaglio, dovrebbe essere Gianluca Vizzari. Vada, mi conferma ragazzi, vediamo se lo becco. Eccolo qua. Esattamente. Perfetto, è allineato Gianluca Vizzari, anche lui su Alfa Romeo Giulietta in versione TCR. Stanno... questa sarà una batteria di quelle toste, eh? Sarà una batteria di quelle toste perché ci stanno molti piloti che hanno fatto registrare tempi di rilievo in prova. Vi ricordo che in questo momento c'è in testa Elvio Guzza con 1.59 e non mi ricordo quant'altro. Vediamo di riuscirlo a becchiare qua, vediamo se lo becco. Al momento è il primo assoluto Elvio Guzza. Perfetto, Elvio ha fatto 1.59 766, il tempo da battere in questa mancia è 1.59 766. Intanto pronto a partire Gianluca Vizzari. Partita in questo momento, si va ad affrontare quello che è il primo tratto del percorso, ovvero quello che è stato ribattezzato dai ragazzi il tratto del rifornimento, con questa cunetta nella quale le vetture TCR vanno praticamente a sollevarsi con tutte e quattro le ruote da terra. Si mette fino alla quinta per arrivare in questo curvone a sinistra, si toglie una marcia e si entra. Si rimette la quinta prima di affrontare questo destra che in prova si è riuscito a fare in pieno. Anche Gianluca alza per un attimo il piede, un attimo lungo, e tocca all'esterno Gianluca. Peccato, va a compromettere quasi subito quella che è la sua gara. Vediamo cosa combinerà lungo il percorso, speriamo che non abbia fatto danni. Intanto taglia un attimo troppo questo sinistra, vediamo, non sembra aver riportato particolari danni alla sua vettura, quindi continua la sua salita verso quello che è il traguardo di questa meravigliosa Saint-Ursanne. Arriva nel tratto velocissimo, si prepara partito Vincenzo Taibbi, si prepara Matteo Giliberto. Intanto altra toccata per Gianluca, purtroppo. Vi ricordo che Matteo Giliberto è uno dei piloti che hanno fatto registrare dei tempi molto bassi nelle prove, quindi stiamo in occhio. Intanto dopo l'arrivo di Gianluca Vizzari partirà Vincenzo Taibbi in pianta stabile, anche lui nel CVM organizzato dagli amici di Team Crono Factor Live. Qualora non l'avesse ancora fatto, ragazzi, invito ad iscrivervi al canale del tornate.it, che è quello sul quale state guardando questa diretta. Mettete un like a questa live e condividetela sui vostri social. Intanto Gianluca Vizzari si appresta ad arrivare al traguardo, vediamo quale sarà il suo tempo in questa prima e unica mancia di gara. 2:05.839 altino. Andiamo a seguire Vincenzo Taibbi, eccolo qua, anche lui su Alfa Romeo Giulietta in versione TCR. Sta affrontando il tratto veloce. Vi ricordo che subito dopo Vincenzo Taibbi partirà Matteo Giliberto, uno dei piloti partito in questo istante. Partito Matteo, lo andiamo a seguire tra un attimo. Intanto vediamo Vincenzo Taibbi che combina, sta arrivando anche lui nell'ultimo tratto di questa Saint-Ursanne, primo dei tre tornanti. Intanto si prepara anche Andrea Failla, ok. Vediamo Vincenzo nel penultimo dei tornanti. Io passerei su Matteo Giliberto, ragazzi, e diamo il tempo di Vincenzo Taibbi subito dopo. Ragazzi, guardate che linee che riesce a fare Matteo Giliberto. Sicuramente farà registrare un buon tempo, è uno dei piloti più bravi che abbiamo sulla CVM organizzato dagli amici di Team Crono Factor Live. Quasi sicuramente anche in quest'altro campionato si porterà ai vertici della classifica. Intanto è arrivato Vincenzo Taibbi con un ottimo 2:03.166, ma rimaniamo su Matteo Giliberto che sta per affrontare il sinistra. Intanto è partito Paino. Pieno Matteo, pieno il primo pilota a fare il sinistra in quinta marcia piena, non celsa la sua staccata nel sinistra subito dopo, si appresta ad affrontare gli ultimi tre tornanti. Lungo Matteo, peccato, lungo Matteo nel primo tornante, riesce comunque a tirarla sul percorso un'altra volta, affronta il secondo tornante, la porta su comunque, troppo affondato, la staccata nel primo dei tre tornanti. Intanto ultima staccata per Matteo, vediamo quale sarà il suo crono in questa prima e unica manche di gara. Taglia un po' troppo il terzo tornante, vediamo quale sarà il tempo di Matteo Giliberto. 2:01.340 ragazzi, peccato. Su chi siamo? Andrea Failla, Francesco Perri. Ok, vediamo di seguire Andrea Failla anche lui su Alfa Romeo Giulietta. Botto, peccato per Andrea, l'ha tirata. Andiamo a seguire Francesco Perri ragazzi, se non mi ricordo male. Esatto, siamo su Francesco Perri. E si prepara Alessandro Piumara. Perfetto. Vediamo il passo di Francesco Perri, non molto convinto, la tira una volta, la tira una seconda volta, speriamo non abbia riportato danni la sua Alfa Romeo Giulietta. Vediamo, continua comunque a portarla su. Peccato, l'ha piegato qualche braccetto purtroppo per lui e continua a fare degli errori. Andiamo su Alessandro Sumara. Sì, si prepara Salvo Puglisi. Perfetto. Tanto 2:19.954 per Andrea Failla. Perfetto, grazie Gianni, non l'avevo notato questo tempo, grazie. Intanto siamo su Salvo Puglisi che aveva... su Fiumara, perdonatevi ragazzi, Andrea Fiumara che sta affrontando uno dei tratti più insidiosi di questo percorso, la perde dietro, la perde un'altra volta e la tira, peccato. Tanti Salvo Puglisi, scusa, peccato per Andrea. Andiamo su Salvo, bravo Pietro, siamo su Salvo Puglisi. Golf per lui, ha affrontato molto forte il tratto del benzinaio. Vediamo come affronta. Staccatona ragazzi, vi ricordo che Salvo Puglisi è uno dei piloti che hanno fatto registrare dei tempi molto interessanti in prova. Un attimo largo qua, vediamo, stacca, anticipa come si deve questa curva a sinistra. Vediamo quale sarà il suo riscontro cronometrico al termine di questa unica manche di gara. Intanto un attimo la perde dietro, taglia perfettamente questa S molto veloce, qui si mette la quinta, questo sinistra si fa in pieno, poi si scollina per una compressione che ci porta a questo sinistra che Matteo Giliberto, vi ricordo, ha fatto in pieno. Grazie Gianni. Salvo alleggerisce un attimo, in sicurezza però riesce a fare molto meglio questo sinistra. Vediamo la sua staccata a questo primo tornante, lungo anche lui, però perde meno tempo, è stato bravo a tenerla. Male anche il secondo tornante. Peccato ragazzi, vedete nel tratto veloce molto probabilmente i ragazzi hanno preferito fare un assetto che li agevolasse molto di più nel tratto veloce per poi sacrificare il tratto dei tornanti. Intanto Salvo Puglisi affronta l'ultimo dei tre tornanti, vediamo quale sarà il suo riscontro cronometrico in questa unica manche di gara. Arriva al traguardo, 1:59.354. Mi sa che si piazza in prima posizione. Mi sa di sì pure a me, esatto, scavalca anche Elvio. Su chi siamo ragazzi? gioca l'Andrese, vediamo se lo becco. Partito pure Domenico, intanto gioca l'Andrese, ragazzi, sta andando su forte. Sta andando su forte, gioca l'Andrese, occio, la perde un attimo dietro. Vediamo, stiamo arrivando nel fatidico tratto dei tornanti, che è stato il tratto nel quale hanno trovato maggiori difficoltà i piloti più forti. Va liscio il primo, un attimo largo nel secondo Gio, l'ultimo tornante per lui. Staccatona, in sicurezza, la gira bene, la porta al traguardo, vediamo quale sarà il suo tempo. Gio la presa è 2:02.169, ottimo tempo per Gio. Andiamo su Domenico Tropeano, se non mi sbaglio. Sì, Domenico Tropeano è partito in questo istante il detettore del tempo assoluto delle vittorie, Andrea Miato. Andrea occio, state in occhio con Andrea, vediamo com'è la storia. Intanto viene su Domenico, esce fuori dal bosco, peccato un attimo largo, avrà perso un po' di tempo. Vediamo come affronta il tratto dei tre tornanti, stacca bene, un attimo lungo, gira il primo, gira bene pure il secondo, si appresta ad affrontare l'ultima staccata. Gira bene anche l'ultimo tornante, vediamo quale sarà il suo riscontro cronometrico. Intanto sono già su Andrea io, che sta volando. Domenico Tropeano 2:06.129. Andrea, ragazzi, sta volando. Alza il piede nel sinistra, fatidico, stacca via, toglie una marcia, affronta questo sinistra in maniera eccelsa. Vediamo se anche lui avrà dei problemi nel tratto dei tornanti, oppure la passerà liscia anche lui. Stacca profondissimo e arriva lungo anche lui, ragazzi, arriva lungo anche lui, la gira bene comunque, lungo anche in quest'altro tornante. Non sto riuscendo a capire se realmente queste sono le traiettorie che preferisce fare lui, oppure sono degli errori. Ovviamente il verdetto inequivocabile del cronometro darà o meno ragione a queste traiettorie di Andrea Miatto. Vediamo quale sarà il suo tempo, sta per arrivare, taglia il traguardo in questo momento, 1:59.053. Su chi passiamo, ragazzi? Intanto Andrea si porta in testa, Nicola Miceli, eccolo qua, Peugeot TCR anche per lui. Ha volato Andrea, eh? È andato forte, è andato forte, ha fatto veramente un bel tempo, pulito, senza fare errori, bravo. Intanto siamo su Nicolò Miceli, che sta occio, che ha tagliato un attimo, mi sa che ha perso un po' di tempo, vediamo, preferisce togliere una marcia in questo sinistra, stacca largo ancora una volta, peccato. Staccata del primo tornante, lungo, affronta il secondo tornante, si appresta affrontare quella che sarà l'ultima staccata per lui e l'ultimo tornante, dopodiché lo aspetterà il traguardo. Ecco Nicolò Miceli che taglia il traguardo, vediamo quale sarà il suo tempo, 2:10.462. Su chi andiamo, ragazzi? Alberto Lorenzino, ultimo a prendere il via. Ultimo a prendere il via Alberto Lorenzino, eccolo qua. Allora Gianni, ti pregherei di andarti a sistemare quella che è la classifica dei primi tre assoluti, così appena arriva Alberto la diamo, ok, con relativi tempi. Magari i primi tre, per tutti gli altri dovrete aspettare che i ragazzi di Team Crono Factor Live sistemino le classifiche e le pubblichino sulla loro pagina Facebook. Vi ricordo di andare a seguire i ragazzi di Team Crono Factor Live sulla loro pagina Facebook, lasciate un like e attivate le notifiche. Seguite anche questo canale che si chiama iltornante.it dell'amico Pietro Vizzari, che è stato con noi in regia. Condividete questa live qualora non l'avesse ancora fatto, lasciate un bel like se questa live vi è piaciuta. Intanto Alberto Lorenzino sta per tagliare il traguardo, ultimo pilota ad essere partito, 2.0777 ragazzi, finito il primo evento su questa Saint-Ursanne, un evento, come dico io ragazzi, da panico. Ci siamo divertiti parecchio. Intanto Gianni, quando c'è la classifica pronta, sentiti libero di interrompermi in qualsiasi momento per venirmela a dare, così la pubblichiamo. Io nella mia testa ce l'ho già sistemata, però ovviamente voglio che me la confermi tu dopo aver controllato per bene i tempi di questa quarta e ultima batteria. Vi ricordo che potete iscrivervi al secondo appuntamento dedicato a queste fantastiche auto sul prossimo tracciato che pubblicheremo molto presto sulla pagina di Team Crono Factor Live. Gianni, ci sei? Sì, allora abbiamo il primo assoluto di questa ultima batteria, è in assoluto tra tutte le batterie Andrea Miatto con 1.59.053. Poi abbiamo Elvio Guzza, no scusa, Elvio è terzo, abbiamo in seconda posizione Domenico Tropeano con 1.59 e Domenico 4. Tropeano, Salvo Puglisi, Salvo Puglisi, scusa, perdonate, con 1.59 e 4. E poi abbiamo, se non erro, Elvio Guzza con 1.59 e 7. Quindi primo Andrea Miatto. Andrea Miatto con 1.59.053, secondo Salvo Puglisi con 1.59.354 e terzo Elvio Guzza con 1.59.700, non mi ricordo bene. 59.766. 59.766, perfetto ragazzi, dai, questo primo appuntamento si è finalmente concluso. Qualora vorreste partecipare a questo campionato, andatevi a vedere la live sul mio canale YouTube Naxos Pro Racing, nel quale vi spiego tutto. Entrate in TS e vi spieghiamo noi come fare ad iscrivervi, come scaricare le mondo e come scaricare il percorso. Ragazzi, vi ringrazio, ringrazio l'amico Pietro Vizzari, grazie Pietro per essere stato insieme a noi. Un saluto all'amico Gianni Puntorieri che ha gestito un attimo tutta la storia di iscrizione, classifica e quant'altro. Grazie a te Enzo, e grazie a, soprattutto a Pietro e a tutti quelli che si sono iscritti. Saluto anche l'amico Carmelo Guglielmino, che in questa occasione non l'avete sentito, ma è stato ad organizzare tutta la storia dello schieramento di partenza, ha fatto il direttore di gare, ha dato tutte le info ai ragazzi, ringraziamo anche lui, ringraziamo tutti i ragazzi dello staff di Team Crono Factor Live. Qualora non l'avesse ancora fatto, invito ad iscrivervi a questo canale, lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto e condividetelo sui social. Per oggi è tutto, ciao belli!